non so, io non l'avevo spento. Eccoci, bentornati. Proseguiamo il seminario di oggi col tema del bilancio sociale e in particolare andiamo a vedere qualche esempio di bilancio sociale, di esempi molto diversi uno dall'altro e anche chiaramente diversi perché pubblicati da organizzazioni molto differenti fra loro. Come dicevamo poco fa, prima dell'interruzione, il bilancio sociale è un documento che può essere organizzato in tanti modi diversi e questo è il suo bello, nel senso che può adattarsi alle diverse realtà organizzative e quindi, riflettere quelle che sono le esigenze dell'azienda e dei suoi stakeholder, che sono diverse a seconda del settore, della dimensione, del tipo di attività che viene svolta, eccetera. E è il suo, brutto, nel senso che questa grande varietà a volte crea dei problemi di confrontabilità. Questo è un problema particolarmente sentito da parte delle aziende più grandi, che spesso vorrebbero poter confrontare, i propri risultati con quelli di un'azienda magari più o meno grande come loro, dello stesso settore, o insomma, con la quale ha senso fare benchmark, come si suol dire, per cui vedremo poi attraverso alcuni standard che questo problema viene in parte mitigato dall'affermarsi in maniera sempre più decisa di alcuni riferimenti metodologici e di alcuni metodi di calcolo, però adesso andiamo prima a vedere che faccia può avere un bilancio sociale per diversi tipi di organizzazione. Sono solo degli esempi, ne potete trovare sicuramente tanti altri, però in una certa misura, offrono un po' una panoramica. Partirei da quello che può essere uno degli esempi classici di come è nato il bilancio sociale. Vedete che questo per esempio in realtà si chiama rapporto di sostenibilità, non esattamente bilancio sociale. Come dicevamo prima, il tema della reportistica sociale in senso lato viene affrontato dalle diverse aziende scegliendo delle tipologie di documento leggermente differenti. Da letteratura il rapporto o bilancio di sostenibilità ha una portata più vasta rispetto al bilancio sociale, nel senso che approfondisce teoricamente con lo stesso grado di approfondimento gli aspetti economici, quelli ambientali e quelli sociali. Quindi si adatta a un tipo di azienda che desidera approfondire questi tre aspetti in maniera uguale, comunque approfondita tutti e tre, mentre il bilancio sociale da letteratura sarebbe dedicato prevalentemente agli aspetti sociali, mentre quello ambientale esclusivamente agli aspetti ambientali. Ecco, mentre il bilancio ambientale, che forse qualcuno di voi ci ha già lavorato, di solito effettivamente si concentra esclusivamente sugli aspetti ambientali, rapporto di sostenibilità, bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report della CSR, rapporto di responsabilità sociale d'impresa, sono tutti strumenti che invece hanno una portata un po' più ampia. Ed è molto difficile tracciare una linea netta fra queste tipologie di documento. Quindi non mi soffermerei più di tanto sulla necessità di catalogarli in maniera rigida. Sappiamo che sono tutti documenti che rendicontano gli aspetti legati alle questioni sociali e alle questioni ambientali più che quelli economici, che di solito vengono affrontati per lo più invece da parte di strumenti come il bilancio di esercizio.
Questo documento, diciamo, di Intesa San Paolo è un documento abbastanza classico e andiamo magari a vederne un po' la struttura. È un documento corposo perché sono 160 pagine quasi, quindi è un documento adatto a una grande società, certamente non è un documento adatto a una piccola azienda. Ed è quello che io definirei un documento master, cioè è un documento che raccoglie tante informazioni che con questo livello di dettaglio vengono in realtà analizzate da un numero molto ristretto di lettori, per lo più composto da tecnici, che possono essere gli analisti delle agenzie di rating che dicevamo prima, potrebbero essere giornalisti interessati a un argomento specifico, potrebbero essere investitori, sono investitori, quindi un pubblico ristretto, ma anche un pubblico composto da persone, diciamo, soggetti rilevanti per l'azienda. Ci sono poi, invece, soggetti che sono interessati a conoscere queste informazioni, ma in sintesi, conoscerne alcune e non altre. E per questo tante aziende, adesso non ricordo se lo faccio anche Intesa San Paolo, mi sembra di sì, comunque tante aziende grandi poi fanno degli estratti di questi documenti. Per esempio potrebbero essere le 8 pagine che sintetizzano le informazioni chiave, con poi un rinvio a chi vuole approfondire al PDF che c'è sul sito con invece le 160 pagine del caso, oppure in alcuni casi si fanno degli estratti mirati solo su un argomento, perché si sa che quell'interlocutore è interessato a quell'argomento. Questo è tutto, diciamo, lavoro che ha a che fare con la componente dialogica e comunicativa di questi documenti. Quindi, il documento master è un documento di analisi che serve molto anche per un lavoro di monitoraggio, oltre a servire per i pubblici più esigenti. Ci sono poi tutti gli estratti che hanno più una funzione di carattere dialogico. Quindi, per fare un esempio, ho presente Banca UBI che mette in tutte le sue filiali un estratto del bilancio sociale composto, mi sembra, da 4 pagine, mentre il suo bilancio è un centinaio di pagine circa, con le informazioni chiave, lo appoggia, diciamo, dove le persone fanno la coda abitualmente per andare allo sportello, e quindi chiunque può vedere alcune informazioni chiave che riguardano tipicamente il profilo dell'azienda, i dipendenti, l'impegno ambientale, un po' questo tipo di informazioni, magari qualche iniziativa di carattere sociale che viene fatta. Questo può essere uno dei tanti esempi di sintesi. Ecco, allora vediamo che qui questa è una struttura, come dicevo, abbastanza classica, e viene organizzata tutta una parte di identità, che viene chiamata il profilo, con la visione, i valori, il modello di business, il posizionamento negli indici di sostenibilità, che è quello di cui parlavamo prima quando dicevamo lì del Dow Jones Sustainability Index, e anche altri, le linee strategiche, quindi qui ci raccontano quali sono le linee strategiche di sviluppo dell'azienda, qual è il modello per gestire la CSR che hanno messo a punto, essendo un'azienda grande, ha un modello di gestione sostanzialmente simile nel suo concetto a quello che potrebbe essere un sistema di gestione ambientale o un sistema di gestione della qualità, ma ce l'hanno sui temi di responsabilità sociale, con una squadra dedicata a occuparsi di gestire questa cosa. Le tappe della responsabilità sociale, cioè il percorso che hanno fatto fino adesso, gli standard a cui hanno aderito. E poi una parte, il Global Compact è una delle, qui peraltro c'è un errore, un refuso comunque, il Global Compact che è uno dei framework più importanti della responsabilità sociale di impresa dedicato alle grandi aziende, che fa capo all'ONU, quindi insomma è un framework di quelli con un imprinting importante.
E poi c'è tutta la parte dedicata a come loro coinvolgono gli stakeholder e la famosa analisi di materialità. Quindi qui in questa prima parte abbiamo tutto quel lavoro che abbiamo in qualche modo visto prima insieme, cioè l'identità dell'organizzazione e il lavoro di preparazione che hanno fatto, di analisi e la strategia essenzialmente, e l'organizzazione che si sono dati. Poi c'è una parte che è più dedicata agli aspetti, diciamo, economici, cioè loro l'hanno chiamata come facciamo business, ok? Questa parte contiene invece una serie di informazioni su cui adesso non ci dilunghiamo molto, che però sono informazioni che interessano dal punto di vista economico, che hanno anche una rilevanza di tipo sociale. Ecco, diciamo che la differenza fra quello che voi trovate qua e quello che potete trovare nel codice etico, nella relazione allegata al bilancio consolidato, in 250 pagine di bilancio consolidato, è che qui vengono sintetizzate quelle informazioni che si ritengono più delicate per le implicazioni sociali che hanno. Okay. Magari con un rinvio poi ai documenti completi di carattere economico che vengono messi a disposizione sul sito, quindi sono comunque pubblici. E quindi qui ci parlano di alcune cose che hanno a che fare col titolo e con la solidità e la redditività dell'impresa, che naturalmente, visto che parliamo di una grande azienda bancaria, sono temi molto significativi, perché quando un'azienda bancaria non è solida, poi dopo piangiamo tutti. E la redditività evidentemente è importante perché è una società quotata con degli azionisti che si aspettano di guadagnarci qualcosa. E poi il sistema di governance, che come vi dicevo prima è molto importante perché per quanto possa sembrare a volte astratto, soprattutto diciamo all'uomo della strada, in realtà sono le norme che regolano il funzionamento di quell'organizzazione. E quindi sarebbe un po' come dire che il codice civile è inutile. E questo, diciamo, traslato sulla società in generale, non è inutile, è difficile da comprendere, magari pochi lo conoscono per intero, però è necessario. Poi la gestione dei rischi di impresa, ecco, questo appunto è una grande azienda, in realtà tutte le aziende hanno in qualche modo un'attenzione a gestire i rischi della propria attività, grandi aziende come questa lo fanno in maniera molto strutturata, hanno diciamo, un'area della banca che si occupa esclusivamente di questo e qua ci raccontano tutti i modi in cui stanno attenti ai rischi che corrono sotto i vari profili e come si sono strutturati per gestirli. Questa è un'informazione che interessa molto l'investitore, è un'informazione che in realtà poi ci riguarda un po' tutti quando abbiamo a che fare con questo tipo di strutture, però probabilmente con questo livello di dettaglio è soprattutto analizziamo di interesse dell'investitore e di coloro che lavorano per gli investitori, quindi gli intermediari, gli analisti, tutto questo mondo. E poi c'è un aspetto dedicato invece all'integrità, dove si parla di corruzione, di concorrenza, di privacy, quindi temi anche qua molto, molto delicati. E poi partiamo diciamo, con quelle informazioni più dedicate ad altri stakeholder, quindi la clientela, il servizio che viene dato alla clientela, gli impatti ambientali diretti, la parte dedicata all'organizzazione, che abbiamo chiamato le nostre persone, con tante cose. L'occupazione, cioè la tutela dell'occupazione, la valorizzazione dei collaboratori, la qualità della vita in azienda. E adesso andiamo a vedere, mi sembra strano, adesso lo guardiamo. Ecco, adesso non ho ancora visto tutto, ma la banca come attore di crescita. E quindi qua diciamo, hanno dato uno spazio a quei servizi che loro offrono non tanto e non solo perché siano eventualmente redditizi, ma perché lo vogliono fare
per contribuire alla crescita sostenibile del paese. E quindi, per esempio, i servizi che mettono a disposizione come credito per l'acquisto della casa e come lo fanno. Di per sé la concessione del mutuo fa parte della missione di un'azienda bancaria. Il punto è come lo faccio, a chi lo do il mutuo, per esempio se lo do anche a chi non ha un lavoro a tempo indeterminato, risposta sì, o cose di questo genere. Quindi qui loro mettono in luce il fatto che loro si comportano in un certo modo rispetto a questo tema. E poi tante altre cose su cui adesso non mi dilungo, che possono essere considerate positivamente o negativamente da ciascuno di noi che può leggere tranquillamente quello che fanno, tipo i servizi dedicati ai giovani, agli studenti, i servizi dedicati alle rimesse, quindi agli immigrati essenzialmente, oppure il supporto che danno o non danno al terzo settore e via di seguito. Il sostegno al sistema imprenditoriale. Che poi loro sono anche molto attivi, per esempio, nel campo delle start-up, del supporto dell'incubazione delle start-up. E la loro caratteristica, diciamo, è che, appunto, essendo un'azienda bancaria, hanno un approccio particolare, nel senso che selezionano idee di impresa, prevalentemente con componente tecnologica, ma non solo. Le accompagnano e il plus in realtà che hanno come azienda di credito è che potenzialmente lo hanno degli investitori a disposizione. Quindi alcune di queste idee vengono poi proposte ai loro grandi clienti, diciamo che sono sempre in cerca di potenziali investimenti, e quindi diciamo, l'aspetto interessante dei loro programmi di incubazione forse non è tanto tutto il percorso precedente, che è interessante, ma come quello ce ne sono tanti altri, è il fatto che loro poi hanno una vasta rete di investitori che possono attenzionare rispetto a una certa idea di impresa. Poi c'è una parte dedicata alla green economy, che sono essenzialmente quei servizi che dicevamo, cioè quindi quelle forme di prestito che sono dedicate a chi ha un certo profilo ambientale, quindi la possibilità per esempio di avere un prestito a condizioni agevolate se io ho un sistema di gestione ambientale di un certo tipo, eccetera. E poi i fornitori, gestione responsabile della filiera di fornitura, cosa loro fanno per promuovere la responsabilità sociale. Poi la banca nella comunità, quello che loro fanno come attività per la comunità più direttamente, nel senso che in realtà ci sono delle cose che abbiamo citato prima che io considero fatte per la comunità, cioè il fatto che tu comunque finanzi start-up per me è un'attività fatta per la comunità, il fatto che tu dia finanziamenti agevolati ai giovani o che dia un mutuo per la casa anche a chi non ha un lavoro a tempo indeterminato, secondo me è il ruolo primario sociale che tu puoi svolgere come azienda bancaria. Poi loro hanno dedicato uno spazio a quelli che invece sono i progetti sociali intesi come grandi donazioni a progetti di territorio o cose di questo tipo che hanno più a che fare con la filantropia, diciamo. Okay? Poi hanno stilato i loro, cioè hanno esplicitato i loro obiettivi di miglioramento e hanno fatto una tavola riepilogativa degli indicatori che adesso magari andiamo anche a vedere, anche se su queste cose poi dopo sarà il mio collega Giovanni Pizzocchero a fermarsi di più, però ve la faccio magari vedere lo stesso così avete un'idea di cosa significa questo tipo di lavoro. Ok? Qui abbiamo gli indicatori economici sopra, gli indicatori sociali, i milioni di clienti, i reclami, i clienti coinvolti in attività di customer satisfaction, il numero dei dipendenti, il tasso di turnover del personale, le ore di formazione erogate, le ore di formazione per dipendente, il personale femminile a livello dirigenziale sul totale dei dirigenti, i contributi alla comunità. E poi ce ne sono tanti altri, gli indicatori ambientali.
Questi sono i prevalenti, sono i più importanti. Quindi abbiamo tutta una tabellina e questo poi è una sintesi dei prospetti di bilancio. Se volete possiamo andare a vedere, giusto per avere un'idea, anche uno o due pagine, insomma così per avere una videata di alcuni temi. Per esempio, inclusione finanziaria e empowerment economico. Come l'hanno organizzato? Loro avevano degli obiettivi, come vi dicevo prima, cioè se io ho definito prima i miei obiettivi, poi posso andare a rendicontare. Se non li ho definiti, evidentemente ti faccio la storiella, perché non posso metterci tutto e niente. Allora, loro avevano un obiettivo nel 2013, per esempio, che era lo sviluppo di un'offerta per l'intero nucleo familiare e la focalizzazione sulle soluzioni per la clientela senior. Una clientela rispetto alla quale loro ritenevano di essere deboli in qualche modo. Allora, qui ci raccontano che cosa hanno fatto. Per il mutuo casa hanno fatto delle rinegoziazioni, 36.400, hanno fatto una moratoria delle rate, sul collaborazione per il sostegno alle famiglie hanno dato finanziamenti per più di 10 milioni di euro a 2.000 famiglie per i nuovi nati. Cioè, tipo bonus bebè, insomma, ci raccontano tutto quello che hanno fatto e ci dicono a che punto sono nei progressi. Adesso c'è una leggenda all'inizio, se non ricordo male, questo pieno significa che hanno raggiunto il risultato, quello medio che sono in corso, se ricordo bene. Comunque, poi quello ve lo potete casomai andare a vedere. Quindi, questo è un documento molto strutturato, anche abbastanza ostico secondo me, per un lettore medio, che però in realtà raccoglie moltissime informazioni, dà soddisfazione, diciamo, all'analista, all'investitore. Da questo, a mio modo di vedere, è possibile poi trarre infinite sintesi di quello che ciascuno vuole, e in questo aiuta molto, forse ve ne parlerà poi Rossella Sobrero, adesso non so bene se si soffermerà su questi aspetti, aiuta molto anche la possibilità della comunicazione digitale. Ci sono diverse aziende, come per esempio mi sembra sia Edison, mi sembra Eni, che ormai sul proprio sito non mettono più solo il PDF, mettono diciamo, un documento dinamico nel quale ognuno di noi può selezionare esattamente che cosa gli interessa, tirarsi fuori solo quello e costruirsi il suo PDF o comunque il suo documento personalizzato. Quindi abbiamo centinaia e centinaia di informazioni, noi andiamo dentro, peschiamo, ci interessano questi quattro argomenti, se li selezioniamo e ci tiriamo fuori solo quelli. Prego. Cioè, rifacendoci un po' a quello che dicevamo ieri, un'azienda come Intesa San Paolo ha stilato questo documento perché gli conviene, perché deve o perché è giusto? Allora, secondo me, adesso provo prima a prescindere da Intesa San Paolo e poi parliamo di Intesa San Paolo. Allora, in generale, per le grandi aziende c'è stato il driver più forte, è stato quello della pressione da parte degli investitori. Per quanto possa sembrarci strano, forse noi possiamo immaginare che magari più attenti a questo aspetto possono essere i clienti o altri interlocutori. In realtà, nella maggior parte delle aziende bancarie, gli investitori non sono azionisti, investitori nel senso di azionisti della banca, soprattutto in Italia non sono investitori tipo speculativo, interessati a un alto profitto di breve termine. Pensiamo che gli azionisti di maggioranza delle banche sono le fondazioni bancarie, quindi sono i cosiddetti investitori istituzionali che sono interessati a un profitto sicuramente, ma non a un profitto di tipo sfidante e di breve periodo, ma una stabilità, quindi a un profitto incrementale e a un rischio contenuto nell'attività.
Quindi sono molto gli investitori che hanno premuto per avere questo tipo di informazioni e un gioco, diciamo, sì, un gioco importante, cioè un ruolo importante l'hanno giocato anche gli investitori stranieri. In molte banche, alcuni degli azionisti più importanti sono istituti bancari stranieri o altri investitori stranieri. Per, come vi dicevo prima, per un investitore anglosassone è impensabile che una grande azienda non rendi conti su questi aspetti, perché hanno una rilevanza notevole rispetto alla valutazione del rischio, molto semplicemente. Cioè, se salta fuori che io non ho rispettato le norme ambientali, è un problema. È un problema perché io magari prenderò una sanzione da 60 milioni di euro. E io azionista quei soldi non li vedo. Quindi, oltre al rischio reputazionale molto importante, che riguarda invece magari meno le banche, ma riguarda anche le banche su temi molto sottili, però è più eclatante magari invece, non so, Shell, abbiamo visto cosa può succedere, no? Allora, gli investitori sono molto attenti a queste cose e questo è uno dei motivi per cui questi documenti sono molto dettagliati e fino alla pedanteria, se vogliamo, in alcuni casi, cioè arrivano a un livello di dettaglio a cui a volte ci si domanda, ma a chi può interessare? Interessa a chi ci mette i suoi soldi e vuol sapere cosa succede. Nel caso specifico di Intesa San Paolo, secondo me c'è anche un elemento culturale, perché Intesa San Paolo è composto, diciamo, da diverse anime bancarie che fanno capo ai due gruppi principali, diciamo, il San Paolo, il gruppo San Paolo o San Paolo IMI e Banca Intesa. Banca Intesa a sua volta composta da quella che fu, da quelle che furono la Cariplo, la Banca Commerciale Italiana e il Banco Ambrosiano Veneto, ancora prima Banco Ambrosiano e altre cose. San Paolo è uno dei più antichi, la Compagnia di San Paolo in particolare, che è poi la fondazione che sta dietro, uno dei più antichi diciamo, e socialmente impegnati attori bancari d'Italia, Cariplo lo stesso, quindi sono in realtà diciamo, hanno una storia importante di ruolo sociale. La Compagnia di San Paolo ha delle origini religiose, tuttora svolge un'attività di carità molto importante. E quindi quest'anima si ritrova anche dentro la storia dell'azienda. Cariplo è cassa di risparmio delle province lombarde, quindi diciamo tradizionalmente il forziere di tutta la piccola imprenditoria lombarda, che è una parte importante del tessuto economico italiano sicuramente, insieme alla Banca Popolare di Milano, che è l'altro grande protagonista di queste cose. Quindi, tutto questo è stato in qualche modo, diciamo, formulato nel claim Banca dei Territori, per cui Intesa San Paolo si presenta al mondo, ai suoi clienti, come Banca dei Territori, cioè è una banca che sviluppa prodotti, politiche particolarmente orientate a servire i territori, non che lo faccia gratis, però. Diciamo, questa è la sua attenzione, mentre per esempio una banca come UniCredit è molto più focalizzata sulla banca d'affari, cioè sono proprio anime un po' differenti. Questo la porta in particolare Intesa San Paolo ad avere una sensibilità sociale particolare, particolarmente spiccata, che poi non l'ha protetta da fare anche cose che poi sono state problematiche anche dal punto di vista sociale, però diciamo che nella sua cultura questo elemento c'è più che magari in altre. Un'altra che ha molto forte questo elemento è sicuramente UBI, e a modo suo lo era originariamente Monte dei Paschi di Siena, soprattutto sul territorio toscano. Adesso purtroppo sappiamo che le cose sono
in parte non sono scomparse, perché in realtà Monte dei Paschi di Siena è tuttora, credo, lo sponsor principale della cultura toscana in qualche modo, però ha anche tanti altri problemi e tante altre questioni. Proviamo magari adesso ad andare a vedere un documento diverso, sviluppato per un'azienda differente, che è poi quel rapporto di cui abbiamo visto qualche pagina ieri, cioè il rapporto di sostenibilità, per esempio, di Biomassa Italia. L'ho preso semplicemente perché è un'azienda di dimensioni infinitamente inferiori, nel senso che sono 92-93 persone, mi sembra. Contesto completamente differente, settore completamente diverso. Ne abbiamo un'azienda che produce energia da biomasse e che opera nel territorio del Crotonese, quindi proprio una dimensione locale, mentre Intesa San Paolo ha una dimensione europea, e un settore di attività completamente diverso. Loro hanno scelto anche loro di fare un rapporto di sostenibilità. Nel loro caso una scelta dovuta proprio al fatto che hanno un'attività che è anche una componente ambientale importante, quindi diciamo che a loro interessavano un po' tutte queste tre dimensioni. E come adesso qui hanno loro, i valori hanno deciso di esprimerli, diciamo, comunicativamente in questo modo, va bene, non vado tanto a dettagliare, queste sono scelte poi prevalentemente di grafica, di layout, comunque ci sono i valori, ci spiegano la metodologia che hanno seguito, ecco, e qui andiamo a vedere il, come abbiamo fatto prima, la struttura del documento. Anche qua ritroviamo una parte dedicata all'identità e alla governance, che è simile a quella del profilo di Intesa San Paolo, naturalmente è più breve. Qua il documento dura 40 pagine in totale, contro 160 di prima, però anche qua ritroviamo essenzialmente le stesse cose, cioè una dichiarazione strategica del management, il profilo della società. Loro hanno dedicato un capitolo al contesto, perché per loro è abbastanza importante contestualizzare la loro attività, e poi tutti quegli aspetti che dicevamo, visione, missione, quella che loro hanno chiamato la politica sociale, che è una policy, quindi un documento, diciamo, di impostazione strategica generale, e poi il loro modello di business, l'assetto societario, la corporate governance e i riconoscimenti che hanno ricevuto nel corso dell'anno. È tutta una parte, ti racconto chi sono. Poi loro hanno seguito un'impostazione un po' particolare, perché hanno scelto di seguire nel raccontarsi una metodologia che si chiama A4 Capitali. Adesso non la vedremo nel dettaglio, però è un altro argomento, secondo me, interessante, che è stato utilizzato peraltro anche dalla città di Legnano, che andremo a vedere dopo. È una metodologia che ha origini europee, è stata sviluppata dalla Digiregio qualche anno fa, e sostanzialmente va ad analizzare le attività di un'organizzazione, e o meglio, va ad analizzare originariamente le attività sviluppate appunto dalla DG Regio, quindi macroeconomia, per analizzare lo stato di sviluppo di un territorio lungo quattro capitali: quello economico, quello sociale, quello umano e quello ambientale o naturale. La differenza fra sociale e umano è che quello umano fa riferimento all'interno di un'organizzazione, quello sociale fa riferimento invece alla comunità, diciamo. Quindi tutto ciò che riguarda le risorse umane, per dire, dentro il capitale umano, è quello che ha a che fare invece con, non so, a livello di istruzione, per esempio, è capitale sociale. Questo sistema serviva per valutare, come dicevo prima, lo sviluppo territoriale, per cui si faceva una fotografia, per esempio, a oggi e una fra 5 anni, e si vedeva, non so, il livello di istruzione è cresciuto, la disoccupazione è calata, il numero di imprese attive è calato, è cresciuto, quante hanno chiuso, quante hanno aperto.
l'inquinamento ambientale è cresciuto, è calato, il consumo di suolo è cresciuto, è calato, cioè ci sono tutto un insieme di indicatori che vanno a comporre degli schemi da cui andiamo a dire questo territorio è più sostenibile, meno sostenibile di 5 anni fa, per esempio. Mi sbaglio, questo modo di questa metodologia è più simile un po' è più simile a quella della progettazione come indicatori, sì. È uguale, è più simile, è più simile, sì. Sì, non è la stessa ma è più simile. Quello che hanno fatto questi signori su nostra indicazione è stato di applicare questa metodologia confrontando le performance dell'azienda e lo sviluppo territoriale, quindi cercando di capire attraverso questo tipo di rilevazioni quale fosse il contributo che l'azienda aveva dato in un certo periodo alla soluzione o al miglioramento di una serie di variabili rilevanti per lo sviluppo del territorio. Abbiamo suggerito questa chiave di lettura a questa azienda proprio per la sua vocazione, che abbiamo visto ieri scritta nella loro mission, a essere un attore di sviluppo nel territorio. No? Se questa azienda non avesse avuto questo tipo di aspirazione, probabilmente noi non avremmo suggerito di usare questo tipo di criterio. Invece per questa azienda era importante cercare di trovare degli strumenti non perfetti, ma per quanto possibile, che le consentissero di far vedere, di dimostrare che aveva un ruolo positivo nella promozione dello sviluppo del territorio. Questo un po' per aspirazione di chi guida questa azienda e un po' perché, come ci dicevamo ieri, opera in un contesto difficile, dove lo sviluppo territoriale o il non sviluppo territoriale sono una questione seria. No? Quindi probabilmente in un contesto di grande dinamicità imprenditoriale, di forte crescita del contesto locale, magari sarebbe stato meno sensibile come argomento. Siccome si muove invece in un contesto dove l'occupazione, la formazione, il lavoro di qualità per i giovani, l'indotto sono questioni che fanno una differenza importante, ha voluto mettersi alla prova proprio nella misurazione di questo tipo di realtà. E quindi ha organizzato il proprio bilancio lungo questi 4 capitali: il capitale economico, il capitale naturale, quello umano e quello sociale. Per ciascuno di questi ha inserito una breve sintesi dell'analisi territoriale. Praticamente quello che è stato fatto è stato un documento di analisi a parte, che esiste, si chiama Report a 4 capitali, è un documento di 50 di pagine, interno all'azienda, dove si è andata a vedere sui 4 capitali la situazione del territorio, in questo caso della provincia di Crotone, e quelle variabili aziendali che potevano essere interrelate, e si è andata a vedere qual era l'effetto, positivo o negativo. Siccome parliamo di un'azienda piccola, non aveva molto senso andare a quantificarlo, nel senso di dire c'erano, sparo dei numeri a caso, 1000 disoccupati e noi siamo riusciti a trovare posto per 200 persone. Non si poteva fare un ragionamento del genere, evidentemente. Però si è potuto fare il ragionamento. Qui ci sono dei disoccupati, io nel corso dell'anno ho assunto delle persone. Oppure io anche nel corso dell'anno ho dovuto licenziare delle persone, oppure qui la disoccupazione giovanile è alle stelle, io ho assunto 3 neolaureati a tempo indeterminato, per esempio, quindi un più perché li ho assunti sostanzialmente, no? Quello è il tipo di livello di ragionamento che è stato fatto. Cioè, non lo so, mi chiedo, per contestualizzare poi l'operato dell'azienda, perché in qualche maniera l'ambito del crotonese immagino sia differente da quello del triestino. Certo. E quindi è stato fatto anche per questo, per mostrare i punti di forza e di debolezza nei confronti
insomma, dell'ambiente in cui opera l'azienda. Sì, certo, anche per questo. Infatti alcuni dei progetti che vengono raccontati hanno a che fare, per esempio, con la promozione della legalità, che è un tema sensibile su quel territorio. Quindi allora per ogni capitolo troviamo una sintesi, adesso magari andiamo a prenderlo così lo vediamo direttamente e prendiamo magari quello economico. Allora qua ci racconta il capitale economico in Calabria. Scusate, io ho detto sulla provincia di Crotone, in realtà l'abbiamo fatto un anno sulla regione, un anno sulla provincia, quindi adesso bisogna vedere qua che anno abbiamo preso. Questo qua è in sintesi, una estrema sintesi delle maggiori variabili economiche di quel territorio. Ci dice quali sono il prodotto interno lordo, quali sono il numero di imprese iscritte al registro delle imprese, misura l'intensità di accumulazione del capitale, la cosiddetta capacità innovativa, quindi una serie di variabili che sono considerate abitualmente per cercare di disegnare i trend economici del territorio. E poi è stato costruito uno schema come questo che ci fa vedere l'andamento del capitale economico per 3 anni, 2002, 2007 e 2012, con i 3 colori, su diversi territori. L'Italia, la media italiana, il Mezzogiorno, le cosiddette regioni obiettivo 1, le regioni non obiettivo 1, le regioni obiettivo convergenza e la Calabria. Adesso non sto a dilungarmi molto su cosa sono queste cose qui, che poi qualcuno di voi già le conosce, le saprà, però adesso è troppo lungo, però già capiamo qual è il significato, cioè andare a confrontare quel territorio, i risultati di quel territorio rispetto alla media italiana e alla media del Mezzogiorno. Qui era la parte di analisi macroeconomica, diciamo. Poi si è andato ad analizzare invece la parte microeconomica, cioè i risultati aziendali dell'organizzazione, con un'analisi dei dati economici, riclassificati secondo uno schema che ci consente di capire qual è il contributo sociale, diciamo, di queste variabili. Adesso non mi ci fermo nel dettaglio, però insomma è un po' così, per cui diciamo, capiamo il valore aggiunto che l'azienda ha prodotto, come è stato suddiviso per vari stakeholder. E qua vediamo che il 36% era capitale di credito, mentre il 16% è andato alla pubblica amministrazione, il 21% alla remunerazione del personale e il 27% agli azionisti, cioè la remunerazione dell'azienda, quindi per macro ambiti. E poi siamo andati a fare sostanzialmente una... ecco, un'analisi comparativa che mette a confronto, grazie, indicatori di impresa e indicatori di territorio. Allora, vediamo che il prodotto interno lordo regionale è in calo rispetto alla rilevazione precedente di 2 anni prima. Il valore aggiunto prodotto dall'azienda invece è in crescita. Vuol dire che l'impatto dell'azienda è positivo. Okay? La scelta di mettere 1, 2 o 3 più dipendeva dal peso, cioè da quanto iato c'è fra l'una e l'altra. In questo caso era medio, diciamo. Un altro indicatore importante per quel territorio era l'attività portuale, quindi l'indice del traffico delle merci in navigazione di cabotaggio. È in crescita anche a livello territoriale,
ma è molto in crescita per loro. Quindi il loro supporto è stato molto forte. Per capirci, hanno ridato vita al porto. Il porto era morto. Quando loro hanno riaperto le loro attività, hanno creato un indotto in 200 imprese del territorio. Quindi è in crescita sostanzialmente perché è cresciuto molto il loro. Quindi la nostra valutazione è più. Okay? Tasso di crescita dell'agricoltura c'è, in crescita, e loro hanno fatto una promozione della filiera corta e delle intese di filiera con un risultato positivo, ma non di grande rilevanza, quindi più. Okay? Naturalmente adesso sarebbe bello andare a vedere tutto come è stata costruita l'analisi. Già leggendo il report tante cose potete capirle e magari potremmo dedicare anche poi qualche approfondimento a questo quando se ce ne sarà l'occasione di poterlo fare. Possiamo andare a vedere ancora magari uno che può essere interessante sul capitale sociale, proprio perché diciamo, mette in relazione il territorio di nuovo con l'azienda. Io intanto scorro, date diciamo, un'occhiata un po' a come si presenta il documento, poi questo ve lo lascio ed è comunque disponibile sul sito della società. Eccoci, capitale sociale. Allora, anche qua è stato fatto, come dicevamo prima, un'analisi di tipo territoriale, che prende in esame delle classiche variabili che si utilizzano per capire quali sono le criticità sociali di un territorio. Quindi abbiamo un 30% della popolazione che vive sotto la soglia di povertà, quindi molto elevata, è aumentato l'indice di povertà, le quote di disoccupati di lunga durata è cresciuto dal 55 al 61% negli anni che sono stati analizzati, che erano dal 2007 al 2012. Il lavoro non regolare si stima che sia cresciuto fino al 31%, insomma tutta una serie di variabili piuttosto pesanti. E qui lo stesso discorso che avevamo fatto prima. Vediamo che in questo caso, se guardiamo le righe verdi del 2012, l'Italia sta posizionata in una certa posizione, la Calabria è molto al di sopra, okay? Problemi solidi, è al di sopra anche della media del Mezzogiorno. Okay? Andando a vedere qual è stato il ruolo sociale dell'azienda, per esempio abbiamo cercato di stimare quali sono i posti di lavoro che sono stati generati sul territorio dalle attività aziendali, evidentemente non solo con l'attività dell'azienda ma con l'indotto che questa azienda ha generato, e vediamo che sebbene in calo comunque ci sono ben quasi 700 posti di lavoro, quindi un'azienda che ha 90 dipendenti circa però genera 700 posti di lavoro di indotto circa, chiaramente misurati secondo le metodologie con cui si misurano abitualmente. Qualche anno prima erano di più, 1001, perché evidentemente comunque anche loro qualche cosa non è andato così bene. Acquisti di materia prima dall'Italia. Loro fanno una distinzione fra le quantità contrattate e le quantità arrivate, perché hanno un problema di consegna da parte dei fornitori, per cui loro avevano contrattato nel 2013, per esempio, un 730 migliaia di tonnellate di acquisto di cippato in Italia, ne hanno ricevute, se leggo bene, 330, però comunque sempre in crescita rispetto al passato. Andiamo a vedere l'analisi comparativa, così almeno diciamo, ci muoviamo su qualcosa di immediatamente comprensibile. Cosa succede? Che c'è
un tasso di irregolarità del lavoro in crescita, come avevamo visto prima sul territorio. Loro hanno diciamo, garantito dei posti di lavoro regolari con un impatto medio, cioè non sono tantissimi, però qualcosa hanno fatto. Dimmi. Tempo indeterminato. Indice di povertà delle famiglie in pesante crescita, remunerazione del personale è rimasta stabile, naturalmente con le variazioni degli indici Istat, eccetera. Impatto molto positivo da questo punto di vista, perché abbiamo visto che l'indice di povertà delle famiglie è cresciuto tanto, quindi il fatto che loro abbiano invece mantenuto ha un effetto sociale molto positivo. Incidenza della disoccupazione di lunga durata in crescita, abbiamo visto anche pesantemente. Posti di lavoro creati sul territorio, purtroppo anche loro in calo. Ok? Qua non hanno avuto un effetto positivo. Stabilità. Parliamo degli ultimi 2 anni qua. Presa in carico degli anziani per i servizi di assistenza domiciliare integrata era diciamo, in crescita il servizio, e loro hanno contribuito a questo attraverso degli investimenti nella comunità in maniera moderata. Okay? Tasso di criminalità organizzata di tipo mafioso in crescita, è un indicatore naturalmente questo qua di tipo qualitativo, attività a favore della legalità che loro hanno fatto, per esempio con dei protocolli con i fornitori che garantivano che la loro materia prima non derivava da aziende con infiltrazioni mafiose, una serie di attività di questo tipo, a degli accordi con la prefettura, cose di questo genere, hanno prodotto un effetto che noi abbiamo valutato come molto positivo, specificando che è un indicatore di tipo qualitativo, cioè in questo caso non si tratta di numeri, perché non abbiamo dei numeri da spendere, però il fatto che su un territorio dove l'infiltrazione mafiosa è molto elevata e in un settore come quello energetico dove è ancora più elevata, cioè è uno dei settori più a rischio, il fatto che loro si siano mossi con una serie di protocolli di legalità ci ha fatto dire che hanno prodotto un effetto molto forte. Riguardo investimenti nella comunità, sì. Loro hanno scelto praticamente la questione degli anziani, giusto? Non sarebbe più convenuto a loro, come ritorno, se vogliamo, a livello egoistico, lavorare, che ne so, per un investimento per gli asili, per figli degli... Sì, allora, forse in verità non è molto chiaro questo indicatore. Loro hanno fatto una serie di lavori con le scuole, perché a loro interessa, diciamo, contribuire a formare del personale di qualità specializzato, e ritengono di avere delle competenze da dare più che altro di tipo tecnico. Quindi il lavoro che loro hanno fatto in realtà è prevalentemente con le scuole superiori e con le università di Crotone, credo, se non mi ricordo qual è l'università di riferimento con cui hanno lavorato. Qui in realtà con investimenti nella comunità intendiamo delle elargizioni alla comunità che non sono finalizzate. Okay? Quindi a volte il parallelo è un po' faticoso, però vabbè, sono un po' quelle approssimazioni che si debbono fare quando si fanno queste analisi. Quindi questo è un esempio molto diverso da quello di prima. Non so se volete che ci fermiamo un attimo su questi 2 esempi, volete darmi voi qualche impressione su questi, se no poi proseguiamo vedendo degli altri esempi. Se avete delle domande o se avete delle impressioni positive, negative... Proseguiamo. Vabbè, per ora proseguiamo, poi casomai mi fate delle domande.
Sarebbe interessante capire effettivamente qual è stato il calcolo proprio, certo, anche per uno solo degli indicatori, perché effettivamente ragionare in ambito regionale con un'impresa di 100 dipendenti è difficile, cioè per me immaginare quale possa essere, certo, anche la ricaduta sul territorio, certo, e quindi capire un po' meglio qual è il calcolo che è stato. Certo, secondo me se avremo il modo di approfondire l'argomento potrebbe essere uno dei temi da approfondire, che secondo me è molto interessante anche per il vostro territorio come tipo di approccio. Facendo un paragone tra questo tipo di report e quello di prima, si vede anche l'impostazione un po', cioè se lo metti sotto gli occhi capisci subito che, pur non sapendo di che cosa si occupa, capisci, allora questo più lavoro nel sociale, l'altro invece è più, certo, su questa cosa. Questo è molto... Certo. Infatti, diciamo, uno degli aspetti belli, secondo me, del bilancio sociale è del fatto che si ha molta libertà nell'organizzarlo, è proprio questo, che in realtà ciascuna azienda può farne fuorispecchiarsi a modo suo. E vediamo anche appunto come parli essenzialmente con gli interlocutori differenti, si vede subito dallo stile comunicativo che sceglie, dal tipo di informazioni che dà e da come le organizza. Sì, volevo chiedere, sul territorio italiano c'è sicuramente una differenziazione di richieste, nel, certo, senso che le aziende al nord probabilmente richiedono maggiormente questo genere di valutazione che poi la presentazione di se stesse sul territorio. Quindi lei ha fatto un riferimento per il nostro territorio, quindi c'è già un report, ecco, che riguarda proprio questa scansione, cioè nel nostro ambito del sud, in particolare nella nostra regione Puglia, che condizione c'è di aziende, quindi quante aziende o quali, certo, istituti bancari o non so quali enti si sono già esposti, chiamiamo così, mi lasci passare il termine, no, alla richiesta di un bilancio sociale o un bilancio di sostenibilità. Ecco. Sì, allora in realtà non esiste un'analisi, un report diciamo molto così dettagliato. Questo è un tema che fra addetti ai lavori, diciamo, ha creato parecchie difficoltà nel corso degli anni, nel senso che non esiste un'anagrafe dei bilanci sociali, diciamo. Si era pensato a un certo punto di promuovere un progetto del genere attraverso la Camera di Commercio, quindi sostanzialmente rendendo obbligatorio dichiarare o meno annualmente o periodicamente alla Camera di Commercio se si era fatto qualcosa o meno. È chiaro che non essendoci l'obbligo di farlo non si poteva imporlo, però in realtà poi la cosa è un po' morta lì, anche diciamo per un discorso di qualità, cioè alla fine si è ritenuto che fare una domanda del genere sarebbe stato in molti casi percepito come una spinta a fare, ma a raffazzonare, nel senso che se non c'è la cultura dietro, e quindi alla fine si è preferito non fare niente. Però c'è questa difficoltà, effettivamente io per esempio non so, ma nessuno sa quanti bilanci sociali esistano in Italia. Una parziale analisi che per esempio noi facciamo quasi tutti gli anni è sulle grandi società, cioè quando hai un paniere definito, le società quotate, non fai che andare con santa pazienza sui siti internet di tutte le società e quelle che ce l'hanno dici che ce l'hanno e magari vai anche a vedere cosa ci hanno scritto dentro. Quindi io mi ricordo, adesso non l'ho seguita io quest'anno, fino all'anno scorso l'ho seguito, coordinavo un po' questo lavoro qua e mi ricordo che parlavamo di 35-36 imprese quotate che avevano un vero e proprio rapporto di sostenibilità, un altro tot che avevano informazioni varie organizzate diversamente. Però ci sono tante realtà piccole che invece fanno qualcosa
Però no, non esiste un'anagrafe. Io mi ricordo che uno dei primi, in realtà uno dei primi enti che aveva fatto un bilancio sociale era la Banca della Puglia, esiste, no? Come si chiama? Banca Puglia, bravo. Loro sono stati fra i primi, per esempio, ad aver fatto il bilancio sociale. Adesso sarà diventato Gruppo Veneto Banca, sì. Ma secondo me loro l'hanno fatto da soli, forse poi dopo... questo era uno dei primi, confesso di non essere andata a vedere cosa hanno fatto di recente. Però secondo me potrebbe essere un'indagine interessante da fare, proprio una rilevazione di questo tipo, avendo eventualmente come partner un ente come potrebbe essere la Camera di Commercio o l'Unione degli Industriali, probabilmente potrebbe essere un percorso che si potrebbe tentare di fare una mappatura di quali sono le organizzazioni, magari anche non solo legate al bilancio sociale, ma chi fa qualcosa, cioè chi pubblica qualcosa, chi si è posto la questione, potrebbe essere anche un buon modo per fare una sorta di analisi di mercato, che torna utile un po' a tutti e anche una componente culturale importante per poter dire poi il nostro territorio sta messo in questo modo qua e possiamo andare in questa direzione. Quindi così un spunto che lancio agli organizzatori dell'iniziativa che magari si può pensare di provare a portare avanti. Andiamo a vedere brevemente un altro documento che è il bilancio di mandato della città di Legnano. L'ho scelto semplicemente perché è un documento che conosco bene, avendo contribuito a realizzarlo, ma come un esempio di documento di un ente pubblico. Siccome qua comunque diciamo, l'interesse non è solo rispetto alle aziende, allora, questo è un bilancio di mandato, quindi una cosa ancora un po' diversa. Il bilancio di mandato, come dice la parola stessa, serve essenzialmente a raccontare che cosa si è fatto durante il mandato, cioè se si sono raggiunti gli obiettivi che si erano promessi in sede elettorale, stringendo. Allora, come è stato organizzato? È stato organizzato di nuovo col sistema dei quattro capitali. Volevo far vedere un'altra applicazione di questo sistema, che secondo me è una metodologia interessante. Quindi, di nuovo, qui è un ente pubblico, quindi la dimensione territoriale è evidentemente la sua prioritaria, no? Allora, sui quattro capitali, che cosa il Comune aveva detto che avrebbe fatto e che cosa effettivamente ha fatto e che risultati ha prodotto? Andiamo a dare un'occhiata. Allora, qui vabbè, ci racconta un pochettino com'è la città e come è organizzato il Comune, quindi questa è la parte, diciamo, più... di profilo e qua andiamo a vedere un colpo d'occhio di come è cambiata Legnano dall'inizio alla fine del mandato. Proprio pum, così, che cosa vediamo? Vediamo che se la parte colorata è diciamo sono i capitali coperti, è cresciuto, ok? Adesso quindi così, proprio a colpo d'occhio, questo è stato un tentativo per un po' come quando faccio il grafico con la freccia che cresce, cioè questo è uno sguardo d'insieme per poter dire complessivamente il mandato, cioè chi ha governato la città in questo periodo ha avuto un risultato positivo o negativo? Positivo. Okay. Adesso andiamo a vedere... Scusate, mi è scappata la mano. Ok. Adesso andiamo a vedere che cosa compone questo risultato. Questo è il capitale economico. Proviamo a ingrandire un po', vediamo se si vede meglio.
Ecco, alcuni degli indicatori più significativi che sono stati analizzati dal punto di vista del capitale economico sono il reddito disponibile in termini assoluti e pro capite, la ricchezza immobiliare, il risparmio in termini di depositi bancari per abitanti, le attività economiche rappresentate dal numero di unità locali totali, la riduzione dell'indebitamento pubblico pro capite e questi sono quelli che avevano dei risultati positivi, più o meno, ma comunque positivi. Okay? Poi ce ne sono stati invece due che hanno avuto un risultato negativo, le presenze turistiche e il numero di aziende agricole operanti, anche se la superficie agricola è rimasta costante. Quindi forse significa che più aziende si sono fuse, oppure adesso non so, bisogna andare a vedere nel dettaglio che cosa vuol dire. Fatto sta che la superficie agricola utilizzata è rimasta la stessa, però il numero delle unità, diciamo, delle aziende agricole è diminuito. E qui vediamo l'analisi un pochettino più nel dettaglio rispetto al capitale economico. A inizio mandato, adesso ognuno di quegli indicatori aveva un codice che adesso non andiamo a vedere tutti, comunque vedete questi qua evidentemente sono quelli che sono calati, perché abbiamo la U, il blu, e questi sono quelli che sono cresciuti. Okay? Poi il capitale umano. Okay? Che cosa abbiamo preso? L'andamento demografico, l'indice di vecchiaia, l'indice di dipendenza della popolazione, il tasso di natalità, il tasso di mortalità, gli indicatori utilizzati per misurare il livello di istruzione e di scolarizzazione, scusate, che sono il numero degli alunni, l'offerta di corsi di formazione professionale, una serie di altri indicatori analoghi, l'offerta culturale, l'imprenditorialità, la creazione di nuove imprese, la sicurezza stradale. Vedete come sono vari, eh? Perché qua parliamo di un comune che quindi è responsabile di una serie di questioni e quindi va ad analizzare quelle. E lo stesso sistema che vedevamo prima, una rappresentazione grafica, qui forse la crescita è più marcata ancora rispetto a prima, la vediamo in maniera più significativa. Adesso non vado a vederli tutti, tanto anche questo ve lo lascio. Ecco, vediamo, qui il capitale sociale è enormemente cresciuto. Forse vale la pena di dargli un'occhiata. Cos'è successo qua? Il numero di immigrati in aumento, il differenziale di reddito tra diverse fasce della popolazione è diminuito, questo è un indicatore fondamentale per la sostenibilità sociale, arrivo. Il rapporto fra impieghi e depositi bancari, quindi i servizi ospedalieri, i servizi all'infanzia, i posti negli asili nido, ok? Le spese previdenziali, le spese per sostenere le famiglie in difficoltà e poi cose tipo il numero di chiamate alla polizia locale, il sistema di trasporto pubblico locale e cose analoghe. Scusami. Rifacendoci un po' anche all'idea dei destinatari, nel caso della banca erano gli investitori, nel caso dell'impresa erano i consumatori, i clienti. Gli elettori. Come? Gli elettori. Gli elettori, però quello che voglio dire io è quanti elettori sono capaci di arrivare a capire questa cosa? Parecchi, nel senso che questo documento naturalmente con questo livello di dettaglio è poi letto da pochi. Però questo documento non è stato semplicemente scritto, questo documento è stato presentato alla popolazione, sono state fatte diverse serate di presentazione, i suoi dati sono stati utilizzati durante tutta la campagna elettorale, quindi diciamo che il documento scritto così è chiaramente un documento che richiede anche un certo grado di cultura, nonché la voglia, il tempo di mettersi a leggerlo, anche di farsi venire in mente che esiste, se pensiamo molti non leggono nemmeno i programmi elettorali.
no? Quindi sicuramente questo non viene letto da tanti, no? Però il giorno dopo della pubblicazione di questo documento c'era un articolone sulla prima pagina del giornale locale che ti raccontava in parole semplici quello che c'era scritto lì dentro, no? La conferenza stampa di presentazione di questo documento è finita a 12:30, perché non se ne andavano più. Cioè, quando per la prima volta è stato presentato, diciamo, i risultati di un mandato con una metodologia di tipo scientifico, l'attenzione è stata molto alta, okay, da parte di tutta la popolazione. Poi naturalmente, diciamo, chi si occupa delle relazioni istituzionali e della comunicazione del comune è stato bravo, ha saputo coinvolgere evidentemente i media nel modo giusto, eccetera. Però diciamo che un po' come prima il report di Intesa San Paolo, scritto così è servito essenzialmente proprio al sindaco e al suo staff per capire davvero dove erano arrivati, perché comunque anche loro avevano bisogno di fare un punto della situazione a un certo punto, e a organizzare le informazioni con una veste scientifica che consentisse di raccontare agli altri le cose su una base solida. Poi i suoi contenuti sono stati veicolati in maniera più accessibile. E questo è un grande lavoro di tipo comunicativo che secondo me riguarda molto i consulenti su questi ambiti, anche saper guidare un sindaco, per esempio, su come spendere poi queste informazioni. Veramente a prescindere dall'interesse personale che magari può avere un'azienda, che può avere un'impresa, di grande responsabilità, cioè penso di non aver mai visto, la mia poca esperienza, delle persone, dei responsabili della comunità capaci di fare un lavoro retroattivo su quello, certo, piuttosto fare un lavoro. Sì, in chiave elettorale. Sì. No, sì, devo dire che anche per noi è stato un bel esperimento. Non sono stati molti gli enti pubblici che ci hanno chiesto questo tipo di intervento. Peraltro, diciamo, poi. Non ha avuto nemmeno, diciamo, il sindaco che si è poi ricandidato non ha nemmeno rivinto le elezioni in realtà, ok? Però è stato secondo me un lavoro molto interessante proprio per questo atteggiamento da parte. E devo dire anche che una cosa che ho apprezzato molto è stato che in questo caso in particolare rendo merito a questo sindaco di non aver voluto mettere coperte bagnate su niente. Okay. I suoi stessi collaboratori erano dubbiosi su alcune cose che effettivamente non erano andate per il meglio, e invece è stato proprio lui a voler pubblicare anche quelle tutte per intero. Quindi devo dire uno sforzo di trasparenza molto apprezzabile. Ma non per quello in realtà. No, in realtà il povero uomo è stato travolto da scandali legati al suo partito a livello nazionale. Non è stato punito per non aver raggiunto i risultati. Ecco, qua poi vediamo un po' di dettagli, così come avevamo fatto un'analisi di tipo comparativo prima, anche qua su ciascuna dimensione sono state fatte poi delle analisi di dettaglio, arrivando a mettere dei più e dei meno sulle diverse variabili, e qui abbiamo scelto una rappresentazione un po' diversa, nel senso che proprio perché si tratta di un ente pubblico che agisce sullo sviluppo territoriale, molte delle sue azioni avevano più componenti sul capitale umano, sul capitale sociale, sul capitale economico, e quindi non aveva molto senso analizzare i singoli capitali con ogni indicatore che si ripeteva tre volte. Abbiamo preferito dare la visione d'insieme che avete visto prima, e poi fare delle tabelle in cui si analizzavano le variabili e si dicevano quali erano i risultati sui diversi capitali. K stava per economico, N per naturale, S per sociale, U per umano. Okay? Anche qua c'è comunque dietro un report di 30-40 pagine dedicato solo a questa analisi, okay? Che qua non c'è.
Una cosa anche interessante, diciamo più dal punto di vista pratico che altro, è che questo lavoro di tipo economico, cioè, scusate, di tipo quantitativo, è stato completato da un lavoro di tipo invece più di storytelling, per cui abbiamo sostanzialmente dedicato alcune, abbiamo fatto una serie di interviste approfondite su delle questioni importanti che erano avvenute durante il mandato, in modo da poter anche mettere una parte qualitativa che raccontasse delle storie emblematiche sostanzialmente. Per cui abbiamo parlato per esempio della riqualificazione di un quartiere difficile, oppure abbiamo parlato invece di una serie di azioni che sono state fatte per combattere il consumo di suolo. Quindi insomma, abbiamo preso dei casi emblematici, li abbiamo approfonditi. Ecco, e questo invece è una cosa, se vogliamo, un pochettino commerciale, però i contenuti sono, diciamo, veritieri. E questi erano esattamente i punti che erano nel programma elettorale, uno per uno. Okay? Tutti i punti del programma elettorale, detto, fatto. Okay? Questa vista per sì, realizzato, in corso, e poi ce ne sono alcuni con la croce, non ce l'abbiamo fatta. Ok? Vediamo se troviamo. Quindi questo è un po' il tipo di lavoro che è stato fatto con un documento che, se devo dire, l'unico vero difetto che gli trovo rispetto alla sua progettazione è che avevamo pensato di fare un documento di 50 pagine, sono venuto fuori 130, però vabbè, pazienza. Non si può avere tutto. Vuol dire che avevano tante cose da raccontare. E vabbè. Vi faccio vedere ancora un documento, poi lascio un po' di spazio eventualmente a delle... Certo. Sì. Sia dal bilancio sociale di Banca Etica, che vabbè, qui è ancora più marcato, magari è una mia impressione, non riesco a distinguere, probabilmente poco connaturata all'attività, una parte promozionale che è implicita in quello che è l'attività di rendicontazione e di chiarimento di quelle che sono le proprie attività, il proprio approccio, la propria, cioè nel senso che è una, non deriva perché suona male, ma è semplicemente un approccio in questi casi, o è proprio il bilancio sociale che come impostazione non può prescindere anche da una certa promozione di quello che si fa? Ma allora, in linea teorica il bilancio sociale non deve avere obbligatoriamente una finalità di valorizzazione, no? Perché è un documento di rendicontazione, come il bilancio, cioè non è che il bilancio di per sé abbia delle finalità promozionali, è una finalità di trasparenza, ok? È molto raro però che serva solo a questo scopo, perché è un documento volontario, quindi il più delle volte in realtà, secondo me anche legittimamente, si cerca di trarne dei vantaggi. Quello che mi lascia più perplessa dal punto di vista etico e anche come etica professionale eventualmente dal mio punto di vista è il fatto di escludere delle informazioni perché non positive. Okay? Questo mi lascia molto più perplessa. Okay? Naturalmente nessuno lo può impedire, perché non essendoci l'obbligo di pubblicazione, ciascuno sceglie che cosa pubblicare. Sta però poi anche al lettore leggere, per fare un esempio, un paragrafo sui clienti di una determinata azienda e dire: questa roba qua non corrisponde minimamente alla realtà, cioè io sono un cliente di questa azienda e capisco benissimo che qua mi hanno raccontato delle frottole. Okay? Il rischio a cui si espone un'azienda che non ha un atteggiamento trasparente rispetto alle informazioni che dà è un po' questo qui, no?
Però indubbiamente non è che ci sia qualcuno col mitra puntato, se lo vogliono fare lo possono fare. Un'attenuazione di questo rischio sta in quei famosi standard che poi vi cito velocemente e sui quali si soffermerà di più, credo, Giovanni Pizzocchero quando farà il suo intervento, che dicono comunque che se tu vuoi diciamo, uniformarti alle buone pratiche, devi inserire una serie di indicatori. E se non li inserisci devi spiegare perché non l'hai fatto. Ok? Quindi questo è un approccio possibile, cioè o pubblichi o spieghi. Io ti volevo chiedere il rapporto tra il consulente dell'azienda o l'ente pubblico rispetto alla disponibilità di dati, no? Quando ti avvicini a una consulenza, che libertà hai di poter chiedere e quanto è necessario poi che l'azienda sia disposta a darti quei dati per poter poi rendicontare? Allora, che vengano dati a te come consulente è fondamentale. Tieni conto che raramente si sceglie un consulente di cui non si ha fiducia. Quindi anche nel nostro campo, come in tutti i servizi professionali, la fiducia è il cardine su cui si muove tutto. Vediamo informazioni strettamente riservate. Abbiamo in quasi tutti i nostri contratti un obbligo di riservatezza. Quindi io per esempio oggi vi ho fatto vedere dei documenti, spero interessanti, ma tutti pubblici. Io dietro a ciascuno di quei documenti, di quelli di cui mi sono occupata, ho migliaia di pagine di documenti che sono strettamente riservati. Okay? Quindi è un elemento fondamentale, anche perché se no che cosa ci scriviamo? Poi che cosa pubblicare o no, appunto va deciso insieme all'azienda, perché non c'è un obbligo di pubblicare una cosa o di non pubblicarla. Può darsi che a un certo punto l'obbligo arrivi, cioè se ne parla da tanto tempo, la Commissione europea ha appena approvato una direttiva che entro il 2017 obbligherà tutte le aziende di una certa dimensione a stilare un documento di bilancio sociale, essenzialmente. Adesso semplifico un po', però è così. Okay? Quindi da questa direttiva poi deriveranno dei protocolli attuativi, eccetera, quindi a un certo punto ci saranno delle informazioni che almeno per imprese di una certa dimensione diventeranno obbligatorie da pubblicare. Però sì, è un argomento delicato, però funziona così, cioè se un'azienda non è disposta a condividere col consulente delle informazioni riservate non si può fare questo lavoro. Okay. Certo. Che competenze deve avere il consulente? Quindi deve essere un laureato in economia, deve essere un esperto in diritto, deve... No, ecco. Certo. Che certo. Competenze? Allora, in realtà per mia esperienza è un lavoro che si impara molto sul campo, è un lavoro che ha un alto livello di artigianalità. A mio modo di vedere occorre, diciamo, una base culturale che il più delle volte si acquisisce avendo una laurea. Ecco, non mi è ancora mai capitato, ma magari poi mi capiterà di vedere un consulente che si muove nel mio campo che non ha un titolo, diciamo, di laurea. Questo proprio perché serve, diciamo, una cultura di base di un certo tipo. Poi la formazione specifica è il profilo classico di una laurea in economia oppure in giurisprudenza oppure in materie umanistiche, anche come può essere scienze politiche, oppure anche lettere. Cioè, non è in realtà necessario un profilo particolarmente stringente. Naturalmente un laureato in economia avrà una dimestichezza maggiore con certe logiche dell'organizzazione aziendale rispetto a un laureato in lettere, per esempio, però magari non è detto che abbia la stessa capacità di scrivere, per esempio. Quindi non serve una formazione di partenza molto specifica,
Ci sono anche degli ingegneri naturalmente che fanno questo mestiere e hanno di solito un approccio più tecnico, si occupano per esempio dei bilanci ambientali molto spesso, che hanno una componente tecnica molto elevata. E poi esistono da un po' di anni a questa parte dei percorsi di specializzazione dedicati, master per capirci, o corsi di specializzazione post lauream, che molti fanno. Secondo me non è l'unico modo per arrivare a fare poi questo lavoro. Quando io ho cominciato a lavorare non esistevano, quindi non li ho fatti, e il grosso di quello che ho imparato l'ho imparato sul campo, grazie al fatto di essere stata inserita in una struttura che ha avuto molto da insegnarmi e al fatto che a partire da quello che vedevo tutti i giorni ho continuato a studiare anche per i fatti miei e avevo, io in particolare per esempio ho una formazione giuridica, io ho una laurea in legge e ho fatto poi un corso di specializzazione in si dice, diritto ambientale del territorio e della sicurezza. Questo era, diciamo, è sicuramente un percorso, diciamo, di formazione che aveva molto senso al tempo in cui l'ho fatto io. Oggi ci sono percorsi più specifici, appunto. Io ho insegnato in tanti master promossi dalle università sui temi della responsabilità sociale d'impresa, della corporate governance, ai master sul management del non profit, cioè proprio a dicembre devo fare una giornata sul master del management del non profit del Sole 24 Ore, cioè ce ne sono tanti in realtà che si possono fare. Credo che esistano anche dei percorsi a distanza ormai messi a disposizione da alcune università. Quindi un po' questo, insomma. A mio modo di vedere non è una materia che richiede una preparazione molto specifica a livello teorico, richiede più che altro lo sviluppo di una forma mentale e l'applicarsi poi nella pratica costruzione, possibilmente avendo un riferimento più esperto che è in grado di guidarci, perché naturalmente all'inizio i punti di domanda possono essere tanti. Va bene, vediamo in questi ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, magari questo documento di bilancio sociale, che invece è un esempio di un piccolissimo esperimento di una cooperativa che contava, se non ricordo male, una decina di persone quando abbiamo fatto questo lavoro, che si occupa di offrire servizi informatici che si basano esclusivamente su software libero. Sono diciamo, molto attivi nel lavoro con le pubbliche amministrazioni, anche in lavori di rigenerazione degli hardware, attraverso quindi il recupero degli hardware scartati che vengono rigenerati con software libero. La cooperativa sociale ha sentito l'esigenza di stilare un documento che consentisse a loro, come primi destinatari, quindi non tanto agli esterni, di capire quale strada e quanta strada avessero fatto, anche mettendola a confronto con quello che avevano pensato di fare inizialmente, rendersi conto di che cosa è andato bene e che cosa è andato male nei primi anni di attività e ridefinire i propri obiettivi. Okay? Quindi hanno bisogno di fare una fotografia per poi riprogrammarsi. Questo è un classico esempio di un documento che in realtà ha una spendibilità soprattutto interna. E qui lo vediamo riportato in maniera molto semplice, un'introduzione del presidente della cooperativa che racconta un po' come sono stati i risultati del periodo preso in considerazione,
vabbè, una nota metodologica che spiega come è stato impostato il documento, e poi l'articolazione dei contenuti, che è fatta in tre parti. La parte dedicata all'identità, la parte dedicata alla cosiddetta dimensione sociale, che rende conto delle attività che sono state svolte per perseguire la missione, e la parte dedicata agli obiettivi di miglioramento. Tutto il documento era di circa, mi sembra, una quindicina di pagine, molto, molto semplice, però direi anche con una certa pulizia mentale. Dunque, sugli esempi io forse mi fermerei qua come bilanci. Andiamo a vedere se c'era qualcos'altro che volevamo ancora trattare nello specifico. Ecco, sì, i riferimenti metodologici. Allora, qui ve ne cito alcuni dei più famosi. Global Reporting Initiative, arrivata alla sua quarta edizione, chiamata G4, sono le linee guida in assoluto più accreditate per fare reportistica di sostenibilità o di responsabilità sociale. Sono nate per grandi aziende, anche se poi fanno, diciamo, sono un punto di riferimento a cui si può attingere un po' per tutti, ma per aziende più piccole vanno indubbiamente molto adattate. Gli aspetti su cui, soprattutto nell'ultima edizione, ci si concentra di più sono la materialità, la catena di fornitura e la governance. Questo non significa che gli altri punti non ci siano, ma la materialità perché si è sentita l'esigenza, dopo aver visto proliferare bilanci sociali di 300 pagine, di concentrare l'attenzione sulle cose importanti, per cui si è detto: non è importante che un report di sostenibilità racconti tutto, è importante che vengano identificati i temi importanti e si racconti su quelli. Non ci interessa poi sapere le cose che contano poco, vogliamo sapere quelle che contano davvero. Okay? La governance, perché come dicevamo prima, è il sistema di regole che governa tutta l'azienda, e quindi può sembrare un tema astratto, ma è un tema estremamente concreto con delle conseguenze rilevantissime. E la catena di fornitura, proprio perché è uno di quegli ambiti che finora erano stati sviluppati in maniera molto relativa. E invece, parlando di grandi aziende, soprattutto multinazionale, è un tema molto delicato. ISO 26000, ve l'ho indicato come, perché è una cosa interessante, è lo standard sulla CSR che è stato sviluppato dalla ISO. E una particolarità di questo documento rispetto alla maggior parte delle linee guida ISO è che non è certificabile. Cioè, di solito ISO scrive delle linee guida, per esempio sui sistemi di gestione ambientale, per fare un esempio, e poi cioè, il fatto che tu le abbia seguite è certificabile, cioè viene da te il certificatore della ISO, guarda se tu hai fatto le cose come era previste dalla ISO, se tu le hai fatte ti lascia la certificazione. E tu puoi dire: io ho un sistema di gestione ambientale certificato ISO, che in alcuni ambiti è molto importante. Con quella della sua responsabilità sociale non si può fare, non si può certificare, perché è stato, diciamo, a valle di un processo veramente mastodontico di coinvolgimento degli stakeholder ai quattro angoli del mondo per diversi anni, è stato stilato questo documento che riconosce che la responsabilità sociale è un tema talmente articolato, talmente complesso, che non è possibile fissare uno standard che sia semplicemente certificabile per tutti. Okay? Quindi esistono delle linee guida che ti indicano la strada, ma non esisterà mai un certificatore ISO che ti mette il bollino dicendoti che tu sei stato bravo. Ok?
È interessante come cosa. Un altro riferimento importante per lo stakeholder engagement, che è un tema che abbiamo trattato poco, che comunque diciamo, sono tutte quelle pratiche che hanno a che fare con il dialogo con gli stakeholder, quindi tutte quelle forme strutturate con cui soprattutto aziende grandi dialogano con i propri stakeholder, esiste un riferimento, ne esistono tanti, ma insomma questo è il più accreditato, che si chiama Accountability 1000 Stakeholder Engagement Standard, che ci dà delle indicazioni utili, peraltro esiste anche la versione in italiano, che ci guida per impostare un lavoro di stakeholder engagement in una grande azienda. E vi ho lasciato nei documenti che ho messo a disposizione degli organizzatori anche un esempio pratico, che è quello di Intesa San Paolo, come ha sviluppato questo tipo di lavoro. Io, siccome direi che è l'una, mi fermerei qua, darei spazio se avete qualche domanda che ancora volete pormi, e per il resto i miei riferimenti li avete. Ah sì, scusami, vi faccio rivedere la slide. Eccola, se volete copiare. E quindi io sono naturalmente a disposizione per eventuali domande, approfondimenti, follow up di questa iniziativa, se ci saranno. E basta, vi ringrazio.